che è successo qua? Che è successo? Però, ragazzi. No. No. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il giorno dopo Juventus Bologna. Ma che Juve abbiamo visto ieri? Cattiveria, cuore, grinta, veramente una bella Juve. E poi ci sono i tifosi che giustamente si lamentano. Ma tu ieri con il Bologna hai fatto il giusto? Mannaggia, ma è possibile che la Juve non vince da un mese? È il giusto, è il minimo indispensabile. Per te, per questi tifosi qua, la Juventus deve vincere sempre, a prescindere, sempre. Non ci può stare una nata sì, una nata no. No, bisogna vincere sempre, a prescindere. No, io non vi capisco, veramente, spiegatemelo quali sono le belle partite. Sabato abbiamo il Milan, ok. Io contro il Milan firmo anche per il pareggio. Capisci che io firmo anche con il pareggio. Andaccia, mi sono mai contento. Ciao miseria. Non sono mai contento. Una Juve che pressava alta. Non lo so. Abbiamo fatto più azioni. La partita si finiva 6-0 ieri. Non ci avevamo rubato nulla. E di che stiamo parlando? Ancora state là. Bla bla bla. E siate contenti, cazzo. Mamma mia. È vero. La prova del 9 è col Milan. È vero. Sabato abbiamo una prova, un test molto importante. Molto importante. Però, se vinciamo, vi dovete nascondere. Tutti voi vi dovete nascondere. Dovete andare nel letto, coperti e basta. Vi avverto. Non venite a gioire se vinciamo col Milan. Io vi avverto. Perché se si vince col Milan puoi dare uno scossa alla stagione. Non vi scordate che il Milan ha iniziato a fare il suo cammino verso lo scudetto, battendo la Juventus, vi ricordate? 0-2, doppietta di Cristiano Ronaldo. No, Ronaldo Rabiot, col golazzo che fece sentire, batte 4-2 la Juve e poi da lì è iniziata la rimonta a scudetto. Quindi sono partite che ti possono sbloccare psicologicamente. Occhio che... Vi voglio sul carro dei vincitori. Io capisco che mi sta sul cazzo Allegri, però dai, la partita di ieri, che cazzo vuoi dire? Deve stare zitto e muto. E subire. Zitto. Ok? Vai. Buongiorno, ci vediamo al canale, lasciami un mi piace. Bella io.